Domina sulla pianura la figura di Sant'Anselmo, custode del silenzio di un borgo immutato dai suoi albori. Bomarzo sorge fuori Viterbo, arroccato su una rupe dalla quale sovrasta parte dell'antica Etruria, oggi Tuscia. Una terra di mistero, dove l'Italia conserva il suo volto più mistico. Possenti mura ne proteggono, quasi celandolo al mondo, il cuore antico e buio, dalla geometria medievale, nel cui labirinto di stretti passaggi e anguste piazze, i rumori del mondo e la luce del sole non penetrano. Epoche leggendarie si sono susseguite, lasciandosi dietro una scenografia spoglia e senza vita, che un presente muto e privo di accadimenti conserva nell'immobilità. Le storiche vie dove hanno sfilato romani, papi, vescovi, invasori, ognuno nel fiorire della propria epoca, sono deserte, percorse solo dal vento della campagna, in quei pomeriggi del Lazio, dove la quiete e il silenzio arrivano a stordire la mente. Ma proprio qui, più che altrove, l'uomo, spinto da impulsi inspiegabili, ha percorso vie interiori nuove e straordinarie. Sant'Anselmo, come Francesco della vicina Umbria, ha scovato e realizzato in se stesso una natura superiore, non umana, che gli ha conferito i poteri testimoniati negli affreschi della navata. Il potere di lenire la sofferenza altrui, la facoltà di compiere miracoli. Vi è in questo la prova di un uomo profondamente trasformato, toccato da qualcosa di inconcepibile, di trascendente. Con sorprendente frequenza, i richiami del misticismo assai diffuso in queste regioni italiane, prive dell'assilo del tempo, si sono verificati anche fra la gente comune, fra i nobili e fra cariche militari, come Principe Orsini, il signore di Bomarzo. I segni dell'amministrazione territoriale della sua famiglia sono presenti ovunque. Lo stemma familiare, l'orsa con la rosa a 5 petali, è solo una traccia della vastità di simboli locali, eredità di preesistenti civiltà pagane. Le testimonianze della mescolanza di questa simbologia con la fede cristiana e con le culture del tempo sono presenti anche nel palazzo eretto sulla rupe di Bomarzo, ma ancor di più nel misterioso parco che il principe, giunto ad un punto di svolta interiore, realizza nelle campagne sottostanti. L'intera proprietà diviene nota con il nome di Villa delle Meraviglie. Vicino Orsini è un letterato dallo spirito inquieto, che ad un certo punto, perso interesse agli affari politici e militari che lo coinvolgono, si ritira dalla vita pubblica e si immerge in studi approfonditi di filosofia occulta e alchimia, che lo alimentano nella sua personale ricerca interiore. Inizia la realizzazione del misterioso giardino, dove vi concretizza i passaggi di tale ricerca, trasformandolo per gradi in una dimora filosofale il cui nome è il Sacro Bosco. Alla morte della moglie, alla quale resta legato profondamente, in sua memoria fa realizzare dal Vignola il tempio classico posto sulla sommità di una collina a conclusione del Sacro Bosco, dove si pensa sia stata sepolta. Trascorre gli anni restanti in solitudine, nella contemplazione e nella cura delle grandi statue, sviluppando per esse una devozione quasi mistica che resterà con lui fino alla fine. Seguiranno alla sua morte 400 anni di abbandono e di incuria, fino al restauro del 54, opera dei coniugi Bettini, sepolti insieme nel Tempio del Vignola. Il vissuto emotivo del luogo, umanizzato, modellato e imbevuto della personalità del suo ideatore, va a sommarsi ad altri fattori che già lo classificano al di fuori della cerchia degli altri giardini rinascimentali. Presenta uno stile di difficile collocazione, sembrando quasi pensato per perdersi. Vi sono innumerevoli indovinelli e simboli, disseminati senza alcuna spiegazione, che fanno pensare all'esistenza di un utilizzo segreto del giardino, forse anche di un interagire con chi lo percorre. La sua ambiguità tende trappole che mirano ad ingannare, ma anche a costringere a pensare. Distratto dall'aspetto grottesco delle statue, il visitatore si perde nella contemplazione superficiale della realtà. Vi può riconoscere in esse i personaggi della mitologia classica, ma non le tappe interiori che queste racchiudono. Proseguendo di tappa in tappa, pur misconoscendole come tali,
egli giunge al termine e ne esce a mani vuote, mentre il reale valore iniziatico del luogo resta a disposizione dei conoscitori delle scienze esoteriche, che lo sapranno cogliere perché lo sapranno riconoscere e decifrare. Proprio nella sua apparenza così evidente e nella doppia chiave di lettura di questa sono stati occultati i segreti del sacro bosco. Privato dell'aspetto sensazionale, che ne rappresenta solo la superficie e il mezzo, il sacro bosco si rivela un percorso interiore mirato a realizzare la grande opera alchemica o arte della trasmutazione, il cui scopo è quello di ricavare da metalli corrotti e di poco valore l'oro puro. Si parla per metafore della ricerca dell'oro dell'uomo, ottenibile proprio dalle sue condizioni più impure. In questo percorso, detto di individuazione, l'oro è l'individuo, da ricercare nell'inconscio collettivo dove gli esseri condividono pulsioni inferiori precluse al libero arbitrio, senza il quale l'uomo è privo di valore. Una condizione rappresentata dall'amalgama dei metalli. I passaggi da una fase all'altra del processo si identificano nelle statue dei mostri, rappresentazioni grottesche della mente umana. Nella opus dell'arte trasmutativa, le fasi fondamentali sono tre. La nigredo avvia l'intero processo, conosciuta anche come dissociazione dei misti, putrefazione dell'anima, arte dell'annerimento e opera al nero, rappresenta il passaggio più critico per via dei rischi che presenta, ma anche della grande sofferenza provata. L'iniziato discende in un'oltretomba interiore, dove a morire è la propria personalità, profondamente condizionata e impura. Affronterà mostri, deformazioni di se stesso, aspetti generati dall'inconscio in risposta alla natura delle cose, che risulta fatta di una sofferenza che l'ignoranza rifiuta. Spogliato di ogni certezza e ad un passo dalla follia, sarà comunque nelle condizioni di riconoscere ed accogliere il suo vero io. Si trovano corrispondenze più o meno analoghe nelle filosofie orientali, nel cristianesimo e nella psicanalisi, più recentemente accostata all'alchimia proprio da Carl Gustav Jung. Una conoscenza che in Europa, per cause religiose e sociali, resta sepolta nei simboli dall'epoca precedente la riforma protestante e che nei simboli tuttavia continua a svilupparsi. Dimmi tu, se queste meraviglie sono fatte per inganno, per diletto oppure per arte, arte della trasmutazione. Occhi ben aperti e silenzio. Chi non possiede questo atteggiamento non coglie il valore delle sette meraviglie o dei sette metalli, dai quali senza la conoscenza non se ne può trarre nulla, risultando ad occhi comuni senza valore. Voi che girate il mondo in cerca del bello, venite qui a guardare i mostri. L'incisione sulla panca etrusca è un invito a declinare il mondo esterno con le sue seduzioni, volgendo verso se stessi per osservare i propri mostri interiori. La opus prende avvio in epoca medievale dai tarocchi, concepiti come estrema sintesi del percorso. Tutto si riconduce alla figura del folle, che è l'archetipo del mistico, la rinuncia al mondo, l'inversione di rotta verso la via interiore. Si fa largo il concetto di artista occulto, legato alla conoscenza e alla pratica dell'arte occulta e delle sue tre fasi. Lo studio del percorso di individuazione coinvolge molti artisti che nelle loro più grandi opere ne descrivono il pieno compimento. La perfetta bellezza nel Rinascimento si spinge all'interno dell'uomo che viene concepito consapevole e padrone del proprio destino. Al corpo vengono applicati calcoli e studi matematici, mirati al raggiungimento della purezza geometrica della natura e di Dio. Lo studio ossessivo delle proporzioni rivela una ricerca di grazia e di armonia fra le parti della natura umana, così come di equilibrio fra le sue meccaniche interiori. L'uomo del Cinquecento è il frutto della maturazione delle epoche precedenti, epoche oscure che l'hanno visto regredire nell'ignoranza e nella brutalità, e di cui egli rappresenta ora il riscatto, l'anticipazione illuminista dell'uomo che si fa sempre più simile a Dio. Nel percorso del sacro bosco, ogni aspetto psichico dell'umanità viene antropomorfizzato,
perversioni, disonestà e degradazioni spirituali hanno un volto e un corpo. La prima di una serie di bocche spalancate. La loro unica azione è quella di inghiottire e nello stesso tempo permettere all'uomo di intravedere il vuoto inscrutabile un attimo prima di venirne inghiottito. Questo mostro porta due nomi, Proteo o Glauco. È un dio del mare e come l'acqua da cui proviene muta forma in qualsiasi momento. È quindi un emblema del cambiamento. Rappresenta il principio che produrrà tutte le trasformazioni, colui che apre la strada. La sfera a strisce rotanti sul capo indica il principio caotico della materia in formazione, il mondo ai suoi albori. Proteo Glauco si trova in uno spiazzo appartato, in un punto morto fuori dal percorso e ancora vicino all'ingresso. Secondo alcuni, questo rappresenta l'ultima possibilità di fare ritorno, abbandonando il cammino senza averlo ancora violato. Secondo altri, simboleggia un errore di percorso, una prima selezione che conduce indirettamente in un limbo. Come Rodi fu fiera del suo colosso, anche il mio giardino di questo si gloria, e per più non poter fo quanti io posso. Il gruppo rappresenta Ercole alle prese con la sua decima fatica. Sta spezzando le gambe a Caco. Il mito di Ercole e del suo tormento per essersi reso colpevole della morte della propria famiglia rappresenta quel tipo di sofferenza dalla quale, se davvero è possibile uscirne, se ne esce irriconoscibili persino a se stessi. Le 12 memorabili fatiche, gli indescrivibili sforzi di volontà, rappresentano le 12 tappe di un cammino di espiazione. Fra queste, le ultime tre sono metafore di morte, morte del sé. Un cammino precluso all'uomo comune, che sprovvisto della volontà e delle energie di un essere superiore, resta prigioniero dell'abisso in cui si è spinto, per superbia o ignoranza. I giganti sono la rappresentazione esterna di uomini grandi dentro, detentori cioè di virtù eccezionali. Nel Calvario di Ercole è rappresentato probabilmente il conflitto fra colpa e coscienza, la quale ha il potere di giudicare l'uomo e imprigionarlo in se stesso. Questo passaggio rappresenta la mortificazione della materia grezza, come espiazione di una colpa o liberatorio atto di umiltà. Spezzando le gambe a un gigante come lui, Ercole vuole spezzare se stesso. L'alchimista si prepara così alla putrefazio, la putrefazione interiore dell'opera al nero che avverrà più avanti. È correttamente percepito come il passaggio più sofferto. L'iniziato induce a morire la personalità che l'ha accompagnato per tutta la vita, avendo la sensazione di morire lui stesso per mano propria. Ha visioni della propria persona, deformata e frammentata in tutte le sue scomposizioni, che non riescono ad unificarsi perché in contrasto fra loro. Deve riconoscere la falsità di tale struttura, estraniandosi dalla sofferenza provocata dalla continua identificazione con essa e lasciandone morire le parti. La ferocia di questa fase, rappresentata dalla lotta fra due giganti, è solo una preparazione al salto nel vuoto che avverrà poi nella bocca dell'orco. Il corrispondente processo di laboratorio è celato nella figura di Caco. Capovolto, le pieghe dei suoi capelli formano le fiamme del fuoco della Nigredo. In questa fase, tramite una lenta macerazione, si distruggono gli elementi dell'impura fusione di metalli fino all'ottenimento di una massa uniforme nera che dà il nome di annerimento all'intero processo. La tartaruga e l'orca formano un unico gruppo di tre figure. Gli elementi sul dorso della tartaruga hanno il valore di una figura unica, la cui chiave di lettura sta nella donna, che rappresenta una Nike. Le fauci dell'orca indicano il rischio, in esse si è certi di morire. La tartaruga, decisa ad entrarci, rappresenta l'alchimista, che avanza con la bocca aperta, senza paura e con prudenza, insita nella lentezza dell'animale. È provvisto delle sue risorse interiori necessarie a superare la prova, simboleggiate dalla corazza e dalla colonna di simboli su di essa. La rappresentazione avviene in un contesto umido, dove l'acqua, oltre a rappresentare l'habitat di tutte le figure presenti, scorre anche fra i due animali, quindi fra l'alchimista e la morte.
L'acqua rappresenta l'inconscio, specialmente quella del mare, che sprofonda nell'abisso, dove dimorano mostri interiori in grado di inghiottire e trascinare l'uomo in abissi da cui potrebbe non emergere mai più. L'alchimista si addentra nel vuoto con cautela, armato solo della consapevolezza della riuscita rappresentata dalla Nike, che gli permetterà di conquistare la propria mente, simboleggiata dalla sfera che è anche metafora del mondo. Pegaso nasce dal terreno insanguinato della tragica decapitazione di Medusa. La sua esistenza, libera e selvaggia, culmina con un volo oltre il cielo, dove diviene una costellazione che porta ancora il suo nome. Un destino in completa ascesa, che trova origine nel sangue putrefatto, ma si conclude fra le stelle dell'universo. Dell'epopea di Pegaso, la fontana rappresenta l'episodio culminante, quando il cavallo urta con lo zoccolo la cima del monte Licona, che per via dei canti delle muse e delle pieridi inizia a gonfiarsi di piacere, fino a raggiungere il cielo che se ne sente minacciato. Nel punto di contatto fra le due opposte nature, quella elevata del cavallo e quella materiale della montagna, nasce una sorgente, simbolo di purezza, chiamata sorgente del cavallo. La montagna che si gonfia di piacere è una metafora dell'ego umano, quella percezione di sé soggetta appunto a crescere o contrarsi a seconda dell'influenza esterna. Una meccanica che svilisce l'animo, conformandolo alle dinamiche ordinarie. Lo spirito umano, come per il destino di Pegaso, deve emergere dal torbido abisso degli aspetti collettivi dell'inconscio ed innalzarsi, tendendo verso l'anima del mondo. Nell'antro delle ninfe delle grazie, quasi una stanza scavata nella roccia, l'iniziato si trova al centro di un angusto teatro naturale, in cui le mute statue di donne sembrano inscenare nella loro immobilità una rappresentazione che detiene il segreto per procedere. Sono divinità femminili di grazia e armonia, legate alla natura e alla vegetazione. Nell'antro appaiono le une vicine alle altre. Le ninfe sono all'interno di nicchie che personificano i cinque sensi, la cui natura è di intralcio alla ricerca. La triade centrale rappresenta il perfetto equilibrio fra il ricevere, il trattenere e il dare. Quindi l'antro rappresenta l'inconscio, il teatro in cui tutto ciò si svolge. Le grazie rappresentano l'opposizione a quel caos che sbarra la via a qualsiasi pratica. Quindi l'alchimista deve realizzare all'interno di sé la stessa armonia di questa rappresentazione. Il significato di questa tappa è presente nella cornice frontale, in un'iscrizione che l'abbraccio dell'ambiente non dà modo di ignorare. L'antro, la fonte e lieto cielo. L'inconscio e la chiarezza si possono percorrere solo con l'animo libero da ogni assillo. È ricorrente in tutto il mondo classico l'immagine di Venere Afrodite portata dal mare da una conchiglia. Incarna la femminilità ultraterrena, dalla bellezza divina. Simboleggia le unioni, l'amore e l'esplosione di vita sulla terra che si identifica con la primavera. Ma Venere ha due volti. In quello di Afrodite Urania, Platone vi vede l'amore spirituale, divino, detto amore platonico. Esiste tuttavia un aspetto contrastante, distruttivo e volgare, quello di Afrodite Pandemia, dal greco pandemia, unione di pan e demos, che rappresenta la malattia diffusa nella popolazione dalle unioni carnali. Questo suo aspetto provoca le sciagure che seguono l'ebbrezza collettiva, mette in guardia dalle pesanti conseguenze che si originano nell'ignoranza spirituale, descrive la devastazione personale ad opera dal soddisfacimento di desideri ordinari. Nella nicchia Venere sta sopra ali di drago spiegate a conchiglia che ricordano una biga. La dea proviene dal mare, governandola con briglie ben salde nelle mani, di cui oggi la statua è priva. La conchiglia rappresenta la mente nobilitata dalla conoscenza, a cavallo della quale, dall'indefinito mare dell'inconscio, proviene l'individuo nella sua assoluta, irripetibile particolarità e bellezza.
Dalle acque torbide dell'inconscio il filosofo estrae in questa fase i primi tratti del sé. Esule dalle fasi precedenti che lo hanno depredato di ogni possedimento interiore. L'uomo è posto simbolicamente al centro dell'esedra, come su un palcoscenico, al cospetto di 7 obelischi. L'autoconoscenza emersa dalle profondità umane subisce l'influenza dell'anima mundi, la realtà è l'anima del mondo che lo circonda, come rappresentato in questa fase. L'uomo, nudo, spogliato di ogni certezza, viene lavorato come un metallo. I volti austeri delle 7 virtù scandagliano la sua anima. Alle sue spalle 7 incassi vuoti, i cui riferimenti, enigmatici e innumerevoli, potrebbero essere i 7 metalli della trasmutazione alchemica non ancora manifesti. L'esedra ai suoi piedi lo confina in una cinta simbolica. L'interpretazione di questo passaggio è poco chiara, ma è certo che il filosofo, nella sua riformazione personale, non deve restare cosmologicamente isolato. Il teatro della vita è quindi il luogo d'incontro fra l'anima personale e l'anima del mondo. Nella casa pendente viene percepito fisicamente lo sradicamento delle certezze della fase al nero. Senza più un ego, illusorio che sia, non vi sono punti di riferimento. E la sensazione che venga a mancare la terra da sotto i piedi viene resa concretamente nell'architettura del vignola. Le pareti, il soffitto e i pavimenti sono corretti nella struttura, ma questa è calibrata su un'altra realtà, in contrasto con la nostra. Quindi permanendovi si inizia a soffrire, e ciò è sperimentato fisicamente, con capogiri e vertigini. Risulta strabiliante la rappresentazione dell'alchimista, che osservando la realtà esterna si sente vacillare perché edificato su una falsa realtà interiore. Allineandosi ai dogmi universali, l'uomo non riconosce più come valida la propria interiorità e si appresta ad uscirne, lasciandola crollare nelle fasi successive. Questo indica la disidentificazione del sé. Il cantaro, o vaso gigante, evoca la discesa all'inferno di Bacco che con questa coppa fra le mani compì l'oscuro viaggio. Vi è persino una connessione con la mitologia britannica, nella quale rappresenterebbe il Graal del ciclo bretone. Ogni cavità è spalancata, tesa a divorare. Il vuoto che vi si scorge all'interno sembra inghiottire l'ambiente circostante. L'alchimista ha timore di proseguire. Il sentiero conduce dritto nella bocca dell'essere e non ne esce. L'oscurità lo priverà della vista non appena ne avrà fatto ingresso. Diverrà preda dell'incertezza, del disorientamento, della follia. È in questo tratto che la ricerca gli si mostra più che mai difficile, senza pietà, al punto da sembrargli insensata, nemica. Troviamo l'orco raffigurato nel dipinto coevo Margherita la Pazza del pittore fiammingo Peter Bruegel. Come testimonia l'iscrizione nel labbro superiore, in origine lasciate ogni pensiero voi che entrate, esso è la porta dell'inferno, dove il pensare è vano. Rappresenta la follia, la ricerca sfuggita al controllo, il perdersi irrimediabilmente. Il processo di putrefazione dell'anigredo avviene all'interno della bocca. Nell'angusta camera scavata nel tufo, ogni suono è amplificato e distorto, tanto che parlare spaventa, inducendo al silenzio. Vi è un'atmosfera da tomba etrusca, con un tavolo in pietra per banchettare, come nei sepolcri pagani. Su questa tavola simbolica, solo e raccolto nella sua oscurità, l'alchimista si ciba dei propri stessi pensieri. In questa fase, metafora della discesa nell'oltretomba, l'uomo putrefà nella psiche. Schegge taglienti della personalità tornano per ferire, emergono sogni che evocano labirinti, inseguimenti, il vagare senza pace in luoghi remoti con impossibilità di fare ritorno. Ogni pensiero vola, è l'unica mano che il contesto gli tende,
la spinta a ricordare che tutto ciò è solo immaginazione. Il gruppo raffigura la viverna, un rettile alato simile a un drago, aggredito da un leone, un cane e un lupo. Vi è un rimando al primo canto dell'inferno, quando a Dante viene sbarrato al passo proprio da una lupa e da un leone. Alcuni tratti del mito del drago, essere che esce dalle caverne quando a caccia di vergini, sono usati da Jung per descrivere qualcosa che si annida nell'inconscio, dal quale emerge per devastare il suo tratto speculare, accettato e anche ostentato dall'individuo. È l'ombra a caccia della luce da cui proviene, l'insurrezione della parte rinnegata. Una dinamica umana, perpetrata dalla necessità di coagulare le parti. Si introduce nel giardino la simbologia dell'uroboro, il serpente alato che si inghiotte all'infinito, simbolo del principio, solve e coagula. Distruggi, scomponi e poi riunifica in nuova sintesi. Rompi gli stati negativi e dissolvi le forzature fisiche e spirituali. L'alchimista torna al mondo rigenerato, come se vi facesse ingresso per la prima volta, pur possedendo ormai la conoscenza di colui che è giunto al termine del cammino. L'unione delle antitesi è raffigurata dalla bocca che inghiotte la coda. Un seme occulto che ha germogliato nelle palesi corrispondenze presenti in quasi ogni disciplina. La terza chiave di lettura vede inscenato il ripetersi del tempo che autodivorandosi si rigenera, mutando forma e aspetto tramite le stagioni rappresentate dalle bestie che lo assalgono. Parallelamente rappresenta l'alchimista sofferente, messo a dura prova dalle tre fasi dell'opera, ancora in corso dentro di lui. Il gruppo è un riferimento al passaggio intermedio fra la Nigredo e la Rubedo, l'opera al rosso o arte dell'arrossamento, celato sotto la rappresentazione di un'impresa di Annibale, quando in attesa di invadere Roma si accampa in questo territorio. Come sul capo di Proteo e Cerere, o sul dorso della tartaruga, vi sono elementi impilati l'uno sull'altro, che fanno delle sculture, veicoli allegorici, che portano elementi chiave atti a risolvere i rebus occulti del parco. La solida fortezza di mattoni, portata sul dorso come una hauda, la tipica lettiga posta sugli elefanti durante le guerre puniche, è l'immagine della saggezza inespugnabile del mistico, che in essa vi dimora come un re. Al simbolo vanno attribuite le caratteristiche proprie del veicolo, quindi forza, longevità e prudenza. Il legionario ferito che l'elefante raccoglie è l'alchimista. Non è morto, ma devastato dall'opera al nero, dalla quale ne esce distrutto ma vergine, preparato quindi per le fasi successive. Il termine vergine indica lo svuotamento spirituale dell'individuo, che senzientemente diviene un contenitore in grado di ricevere la nuova dottrina. È questo il primo requisito della pratica esoterica, rappresentato talvolta dalla coppa. Una netta sproporzione tra il fantino e il legionario distingue infine l'uomo dall'elemento alchemico, il mercurio, impersonificato nel piccolo fantino sul dorso dell'elefante, di cui resta mezza figura a causa del deterioramento. Spogliato dalla sua falsa conoscenza, l'alchimista giunge in questo spazio, circondato da vasi e anfore. Questi sono l'arredo simbolico della sua mente, ora sgombra da sovrastrutture. I riflessi della sua verginità iniziatica, che misurano l'ampiezza del suo vuoto. Fra le anfore giace Cerere, la divinità pagana dei romani che la mitologia identifica con Demetra, sorella di Zeus, presiede alla continuità del rinnovamento. Venerata come dea della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti, reca sul capo un cesto di grano o di frutta che ne rappresenta il buon esito. Conferma il livello superiore raggiunto dall'uomo e esule da una fase paragonabile alla morte, dove lo attende nuova vita, i primi germogli della semina nel campo fertile della consapevolezza.
Il lungo e ampio viale, costeggiato da file di anfore senza acqua, conduce alla vasca di Nettuno o Poseidone, dio del mare. L'acqua della conoscenza ed il vuoto all'interno dell'uomo, che si fa coppa per riceverla, sono gli elementi chiave di questa fase. Gli aridi vasi che adornano il viale, immagini dello svuotamento personale dell'alchimista, della sua sete interiore, ne celebrano il compimento conducendolo alla vasca della conoscenza, da cui l'uomo attingerà presto fino a colmarsi. Nettuno, dio dell'inconscio e del caos, è guardiano di acque torbide e stagnanti, la melma dell'irrazionale dalla quale l'alchimista sa estrarne la preziosa esperienza. La straordinaria capacità di mantenersi vuoto come un recipiente che non si può colmare di nulla di consistente è ciò a cui anela il mistico e che sta alla base della sua grande umiltà. La rinuncia ai beni terreni è fondamentalmente una rinuncia al sé, poiché fra i possedimenti dell'uomo, quello di un io che avanza costante richieste e produce desideri, risulta il più costrittivo e vincolante, un compromesso che colmerebbe la coppa spirituale di contenuti irrilevanti e transitori che sottraggono spazio alla conoscenza e alla lucidità. Proprio in quest'acqua, dalle ambivalenti possibilità, troviamo per la prima volta il delfino, chiamato anche pesce regale. Rappresenta la pietra filosofale, il fine ultimo della ricerca interiore, per alcuni la pace dell'anima, per altri l'oro dell'umanità, che si presenta all'uomo sotto le più umili spoglie. In una fase di stallo del percorso, una gigantesca ninfa riposa vegliata dal proprio cane. In queste rare apparizioni di una natura benevola che si prende cura dell'uomo, vi è racchiusa la volontà di pacificare il conflitto umano per la natura delle cose, una necessità che cresce con l'approssimarsi della fine del cammino. Il sacro bosco deve molto al conflitto dell'Orsini con l'impermanenza e i limiti della materia. La morte della moglie lo mette in cerca di qualcosa di durevole, di eterno, che nella realtà dell'uomo non esiste, e lo spinge a cercare nell'occulto. Il cane è simbolo di fedeltà, una fedeltà nella coppia mantenuta anche oltre la morte del coniuge e per questo è una figura ricorrente nei sepolcri. Rappresenta il principe Orsini che veglia sul ricordo della moglie, che il tempo e il dolore hanno ingigantito e trasformato in una dea dormiente. Echidna è la donna serpente, divoratrice del passante. Secondo le leggende del Mar Nero, accoppiandosi in una caverna con Eracle, ha dato origine alla stirpe degli sciti nomadi dell'Iran. La donna con ali e coda di drago è un demone pagano, chiamato in seguito Furia, perché assimilato alle Irinni greche, personificazioni femminili della vendetta in grado di far impazzire l'uomo. Poste l'una di fronte all'altra, hanno l'aspetto e forse il valore di strane sfingi, fisse nel loro eterno, misterioso osservarsi. I due leoni volgono in direzioni opposte, come nell'iconografia egiziana, guardando l'uno dove il sole sorge e l'altro dove invece tramonta. Il loro sguardo percorre quindi il metaforico arco dell'esistenza umana sulla Terra, ascesa e caduta. L'alchimista muove gli ultimi passi verso il viale che conduce al cospetto di Persefone, ultimo ostacolo al tempio. Davanti alla dea vi è il vasto piazzale, adornato di enormi pini.
è onnipresente nel Rinascimento la figura della pigna, simboleggiante il più alto grado possibile di conoscenza e nobiltà dello spirito. La sua forma, colma di semi, di vita racchiusa, riflette l'illimitato potenziale umano pronto a dischiudersi. Ancora una volta l'ambiente esterno riflette l'animo dell'uomo e, come nella pigna, il suo potere è trattenuto nella sua forma ermetica. Persefone, figlia di Demetra incontrata a metà cammino, acconsente all'uomo, provvisto di umiltà e purezza, di proseguire. Sulla scala che conduce al tempio vi è il Cerbero, guardiano dell'oltretomba. Rappresenta i tre elementi della via secca: sale, mercurio e zolfo. Il tempio sorge in cima a una collina, al di sopra di tutto. Dai livelli sottostanti, l'uomo vi approda come emergendo da un lungo sogno febbrile, fatto di mostri e di maschere interiori. Posto a coronare la conclusione iniziatica, concretizza il concetto di amore platonico, vera ispirazione del Sacro Bosco, dovuta all'influenza sulla mente dell'Orsini, di un enigmatico testo cinquecentesco chiamato Amoroso combattimento onirico di Polifilo. Fra gli autori vi sono nomi illustri come Leon Battista Alberti, Pico della Mirandola, Lorenzo de' Medici. E tratta di un viaggio iniziatico, intrapreso in questo caso in modo onirico, per eternizzare l'amore ideale fra due amanti. Indaga sulla possibilità di liberare i sentimenti dell'anima dalla presa fisica del tempo, rappresentando una sfida alle regole terrene che vede l'uomo scrutare nei meccanismi divini. Nella camera dell'edificio, già mausoleo di Giulia Farnese, riposano i coniugi Bettini, ai quali si deve il restauro e la cura del parco dopo il lungo abbandono durato oltre 4 secoli. Un parallelismo fra le due storie che suggella con il tempio la sovranità del sentimento sul tempo. Nella sua lucidità classica, priva di strazio, di volti urlanti e di azioni violente, affiorano i punti di riferimento di una condizione nuova, fatta di equilibrio, di silenzio, di distacco. L'opera al bianco, il candeggiamento dell'anima, che dissipa ogni imperfezione e spiritualizza la materia vile, è compiuta. Quel metallo impuro, che le incessanti lavorazioni hanno deformato fino a renderlo irriconoscibile, è l'uomo, autodistrutto e risorto a se stesso, grazie anche ad un accanimento che lo porta ad avvicinarsi a Dio. Lascia nella sua nuova forma il Sacro Bosco di Bomarzo, mistico itinerario che guida l'uomo nella trasformazione del proprio piombo interiore nell'oro della trascendenza.